La gente di Gaza ha bisogno di libertà, pace, ha bisogno di vivere come gli esseri umani in tutto il resto del mondo, dice Jawdat, che ha 22 anni e negli ultimi 8 ha potuto lasciare la striscia di Gaza solo una volta. Anche una vita normale può essere un sogno se vivi qui, dove ora, dopo 50 giorni di bombe israeliane che hanno fatto 2.000 morti e 5 miliardi di danni, ci sono solo macerie. Siamo in quel che resta del quartiere di Shashaia. Questa è una delle zone dove si è combattuto più duramente tra i miliziani di Hamas e l'esercito israeliano. Questa era una zona dove c'erano moltissimi tunnel che venivano utilizzati per il contrabbando nella striscia di Gaza. E quello che vedete lì dietro era un ospedale dove erano stati ricoverati molti dei feriti di quei combattimenti, e poi è stato evacuato appena in tempo prima che i tank israeliani lo riducessero così a un cumulo di macerie. In questa palazzina vivono ancora 4 famiglie, ci sono 20 bambini. Salim dice che non ci può far entrare perché in casa ci sono le donne, però racconta che non hanno acqua, che i muri sono pericolanti e c'è freddo. Nasser ricorda che qui c'era una delle basi di Hamas e che i carri armati israeliani hanno colpito duro, prima i carri armati e poi i soldati con i bulldozer. È stata una carneficina, quando siamo tornati le case non c'erano più e questo prato era pieno di macerie e cadaveri. I ragazzi cercano di tirar su qualche soldo spogliando le macchine bombardate dei pezzi ancora buoni e frugando tra le macerie dei palazzi per riciclare ferro e mattoni. Li rivendono per pochi centesimi a chi deve ricostruirsi casa, perché anche mattoni e cemento vengono razionati da Israele, che controlla le frontiere. In questi giorni l'accesso alla striscia è di fatto impossibile. I valichi sono stati sigillati dopo che la tensione con Israele è tornata a salire. La striscia di Gaza è dunque segnata dalla sofferenza e dalla distruzione, come ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, che è arrivato oggi qui con i vertici della Conferenza Episcopale Italiana per ribadire a questa popolazione la propria solidarietà e l'invito a credere nella pace e nella giustizia. È un paese quindi distrutto che però ha voglia di vivere, e questo lo si vede attraverso una moltitudine sorridente, come sempre sono i bambini, i ragazzi, e che vogliamo nel nostro come possiamo meglio essere anche noi, come Chiesa che è in Italia, come pastori della Chiesa italiana, essere voce, farci voce di tanta sofferenza, di tanta angoscia, ma anche di tanta voglia di ricominciare.